Oddio! Oddio! Sembro un evidenziatore! Ma che cazzo ho combinato? Eccolo, eccolo. Ragazzi, aggiornamenti sulla parete, ormai ogni video vi aggiorno, ho attaccato quello. Non posso ancora dirvi cosa ci sarà lì in mezzo, ma presto lo scoprirete. Ormai è di vitale importanza farvi sapere aggiornamenti sulla mia parete. Io sono barbuto, ma non ho la barba. Oggi è arrivato il fatti, avete capito? Dove mi tingo i capelli di rosa, maledizione, ho perso una scommessa col gioco dei cereali che mi sta danneggiando, però tanto siamo in quarantena. Uno, non mi vede nessuno, è un parolone perché mi vedete tutti. Due, ecco, andiamo a vedere un po' come sta Pepito. Eccolo qua! Ciao Pepitone! Ciao! Saluta un po'. Allora, dopo lo scorso video che ho parlato del problema di Pepito e tutti mi avete preso seriamente, perché la cosa per me era seria, mi avete detto chi ha un riccio, mi ha detto tutti che anche loro hanno lo stesso problema. Semplicemente gli piace andare sulla ruota senza farsi vedere. Tanti mi hanno detto, ma guarda che è un animale notturno e quindi è normale che vada sulla ruota di notte. Lo so anch'io che è un animale notturno, so anch'io che va sulla ruota durante la notte, infatti io la notte vado a dormire alle 5 del mattino perché c'è lui che fa un casino assurdo. Però il fatto è che non capisco perché non si faccia vedere mentre va sulla ruota, anche di notte dico. Ok, anche di notte appena mi alzo dal letto lui non si fa più vedere, Pepito? Come mai? Vabbè. Volevo anche dirvi che ho messo 100 pezzi della felpa a petacolo, questa qua che si illumina col flash, sul sito. Quindi ci saranno 100 pezzi disponibili. Vedete, se io attivo il flash, brilla. Provate a pensare quando c'è un po' di buio quanto possa brillare. Ne ho messi appunto 100 pezzi disponibili, li trovate nel link in bio o nel primo commento che è fisso sempre in alto. L'ultima collezione è andata totalmente sold out, invece questa ce n'erano ancora 100 pezzi disponibili, che è la penultima collezione, quindi li ho messi sul sito. Quindi affrettatevi, se volete un pezzo di me, di Barbuto è sempre piaciuto, perché il fan di Barbuto è sempre piaciuto, andate nel link in bio. In questo periodo di quarantena mi è tornata la fissa per i fidget spinner, ne ho tantissimi, ogni tanto ci gioco e ci ho creato addirittura una nuova challenge su TikTok, una delle mie fantastiche che mi ha portato a dovermi tingere i capelli di rosa. Ok, ora mi bevo un bel caffè che devo metabolizzare il fatto che io mi debba colorare i capelli di rosa per colpa di una challenge che ho inventato io, tra l'altro. Tipo sono masochista. Ok, è arrivato il momento. Aspettate, aspettate. Oggi c'è una bellissima giornata. Ma noi non ce ne frega un cazzo perché tanto siamo in quarantena. Sono in bagno ed è qua che avvengono sempre tutti gli esperimenti. Dove mi taglio i capelli da solo, dove mi tingo i capelli da solo. L'ultima tinta che mi sono fatto era una tinta temporanea, con un lavaggio andava via. Invece la tinta che ho comprato nel penultimo video, è una tinta che dura dai 10 ai 15 lavaggi. Calcolando che io mi lavo i capelli ogni 2-3 giorni, faccio la doccia tutti i giorni, ma i capelli me li lavo ogni 2-3 giorni, durerà parecchio, durerà parecchio. È un bel casino, bel trabocchino. Prima di tingermi i capelli, voglio spendere due parole qua in bagno perché mi sento particolarmente ispirato. Sono davvero contento e voglio davvero ringraziarvi per tutto il supporto che mi state dando, perché ho fatto Twitch qualche giorno fa e siete sempre tantissimi in diretta, nonostante io faccia cose che non faccio sul canale, cioè giocare ai videogiochi. Ed è bellissimo, si è creata un'atmosfera fantastica, cioè siamo lì, chiacchieriamo, passiamo le ore insieme, mi vedete sclerare, mi vedete esultare. Barbuto campione. Ed è bellissimo perché c'è proprio un contatto diretto con voi ed è grandioso. Cioè sono nate addirittura le fanpage su Twitch, io non pensavo neanche che esistessero. Forse sono le prime fanpage. Cioè, grandi. Comunque io ve lo lascio anche quello in bio nel primo commento. O se volete cercarmi, semplicemente mi chiamo Giuseppe Barbuto, tutto attaccato, niente maiuscole. Che Giuseppe Barbuto è sempre piaciuto. Sono in diretta tutti i giorni. L'orario ancora non l'ho definito, però più o meno sarò sempre in diretta verso le 8 e mezza, 9 in genere. Comunque su Twitch, se vi iscrivete, attivate la campanellina, vi arriva la notifica quando sono in diretta. Però iscrivetevi anche qua su YouTube, attivate la campanella anche qui, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica alle 18 esce un nuovo video. E stiamo davvero spaccando, incredibile. Seguitemi su tutti i social. Su TikTok ormai l'abbiamo conquistato, abbiamo superato il milione, siamo quasi a 1,2 milioni. La challenge dei cereali ormai è spopolata. Non mi stupirei se la stessero facendo anche in America, perché comunque Barbuto è campione. Comunque, tutto questo semplicemente per ringraziarvi, perché davvero siamo una famigliona, una
spettacolo family. Siamo davvero una famigliona e sono davvero contento perché in questa quarantena siamo tutti più o meno soli. O siamo soli con le nostre famiglie, o siamo soli, soli a casa perché non possiamo vedere nessuno, o siamo soli con chi abitiamo, per esempio io sono solo con chi abito, però ovviamente siamo soli. E tutto questo, io sto caricando 3 video a settimana su YouTube, un post al giorno su Instagram, 2 TikTok al giorno su TikTok, una diretta al giorno su Twitch. Lo sto facendo sia per me, perché mi fate compagnia, mi fa super piacere, ma anche per voi, perché comunque il fan di Barbuto è sempre piaciuto. E poi almeno in questa quarantena tutti noi siamo soli, ma ci sentiremo meno soli. Se io faccio tutti questi contenuti, siamo tutti in compagnia, perché voi fate compagnia a me, io faccio compagnia a voi, e voi fate compagnia tra di voi, perché in diretta ho visto che fate anche amicizia. Quindi niente, sono davvero contento di aver creato tutto questo e sono contento che mi state supportando così tanto. Ora basta con queste sdolcinerie che io non faccio mai, non sono il tipo che le fa, però mi sentivo davvero di dirlo. È arrivato il momento di dare un tocco di classe a questi capelli. Li abbiamo fatti di qualsiasi colore: arancioni, bianchi, biondi, rossi, viola, non mi ricordo più qualche altro colore, verdi l'altro giorno per fare la foto di Joker, e oggi rosa, solo che questa volta rimarranno, a differenza dell'arancione, il viola e il verde. Maledizione, il rosa è bello, bello tosto, eh? Allora io ho qua la mia tinta, ovviamente non è una pubblicità, quindi non sto sponsorizzando questa marca, anche perché non la conosco, perché non sono solito usare tinte, diciamo, fai da te. Quando le facevo andavo a fare dal parrucchiere, vabbè, ora non si può più. Non so sinceramente come si utilizzi, quindi ora lo scopriremo insieme. Qua vedo un tubetto di color rosa, ovviamente. Qua vedo, non lo so cos'è, penso dei guanti. Saranno dei guanti. E dovrebbe venire un rosa accesissimo, perché io ho i capelli tra il bianco e il biondino, proprio chiaro chiaro chiaro. Quindi secondo me verranno tutti rosa, proprio rosa rosa rosa. Sì, colore per capelli biondi. Può durare più a lungo dei 10-15 lavaggi, a seconda della porosità del capello. Non so cosa voglia dire. Spero che io non ce li abbia porosi, come dice loro. Se ho i capelli biondo platino, quindi i miei, diventeranno rosa fluo. Maledizione. Allora, applica il colore su capelli biondi o preschiariti, lascialo agire per 15 minuti o fino a 20 minuti per un colore più acceso. E io direi, se dobbiamo fare le cose, le facciamo bene, quindi 20 minuti. Utilizza diversi colori sulle ciocche per creare il tuo look. Per far andare via più velocemente il tuo colore, utilizza, c'è il nome della marca, non mi va di dirlo, perché non mi sta pagando. Ok, va bene, facciamolo. Eccoci qua, allora ho messo questo asciugamano per coprire il tutto, perché vorrei evitare di tingermi anche la maglietta. Non si sa mai. Ora tiriamo fuori questi che dovrebbero essere i guanti anti-coronavirus. Ecco qua, attenzione. Oh, quanti ce ne sono? Questi qua li posso riutilizzare quando esco e vado al supermercato per evitare contatti. Ecco qua. Prendiamo la nostra tinta che puzza tantissimo. Iniziamo. Ecco qua. Sembrava tantissimo una scoreggia. Oddio, è super rosa. È super rosa, raga. È super rosa. Non so quanta se ne metta, sinceramente, però io ne metterò abbastanza fin quando non vedo tutti i capelli biondi diventare rosa. Oh mio Dio. A vederla così mi dona. Amalgamiamo bene qua. Ormai Barbuto è un parrucchiere, si taglia e si tinge i capelli da solo. Barbuto è sempre piaciuto e sa far di tutto. Io sto mettendo tutto il tubetto. Non so se si debba far così. Secondo me così basta. Ecco qua. Ora dobbiamo solo aspettare 20 minuti. Amore, vieni. Sto chiamando Bea perché dobbiamo fare la copertina qua. Ok, ora bisogna aspettare 20 minuti. Sono le... erano le 18.07, ora sono le 18.10, io ho 6.10 perché ho l'orario in inglese con 6 AM, 6 PM, ok? Perché tanti di voi mi hanno detto nel video dei cereali: ah, non è vero che hai mangiato a mezzanotte, perché dovrebbe essere 00, invece c'era scritto 12, era 12 AM. Questo sono io che aspetto 20 minuti che la tinta faccia effetto. Oggi sono proprio bello. Comunque ragazzi, sono stracurioso di vedere come sto con quei capelli rosa. Secondo me ho fatto una gran cazzata come al solito. Sono qua così da 20 minuti, Sto aspettando la sveglia. Non suona più. Sveglia, sveglia. Facciamo il gioco inverso, invece della sveglia che sveglia me, sono io che sveglio la sveglia. Sveglia, sveglia. Non suona più. I'm a savage. I'm a savage. Classy, un savage. Non suona più. Io sono così, sto aspettando. Aspetti tu, che aspetto io.
Barbuto è sempre piaciuto. Sono qua da 20 minuti. Eccolo! Sapete cos'è questo suono? È l'ora di lavarsi i capelli. Ci siamo. Togliamo l'asciugamano. Ci siamo, raga. Guanti. E via. Oddio. Oh mio Dio. Qua sta diventando tutto rosa. Oh cazzo. Oh mio Dio. Cosa cazzo? Sto volando, raga, sembro un cazzo di evidenziatore. Ok, ora tocca asciugarli per vedere proprio il colore com'è. Ma non sono, raga, non sono tanto, cioè, sì, sono rosa, ma damn! Cazzo, però mi piacciono. Sono abbastanza bipolare. Raga, sono coloratissimi, ma che figata. Wow, ma sono un'altra persona. Oddio, oddio. Ok, ora andiamo di là perché c'è la reaction. Dimmi. Amo, sto per entrare, sto filmando. Oddio. Che questa deve essere la tua reaction. Sei pronta? Sto. Non girarti, non girarti. Aspetta, tieni gli occhi chiusi, chiudi gli occhi. Così mi metto anch'io nella ripresa. Tieni gli occhi chiusi. No, non chiuso. Ok, ok. Aprili. Mi fa male lo stomaco, ti giuro. Ho paura. Non voglio. Aprili. Oh mio Dio, ma che cazzo. Oddio. Sono color, non so, com'è che si chiama? Un evidenziatore. Ha preso stra bene, comunque. Colorato tantissimo. Sono un bravo parrucchiere o no? Oh mio Dio. Sembri le code quelli dei My Little Pony. No, sai cosa mi sembri? Una specie di Goku. Non c'è Goku con i capelli rosa? Guardalo. Oddio, sei tu. È lui. Questa è la reaction della mia ragazza. Direi che il video può terminare qui. Mamma mia, sono onoratissimi. Credo che ci metterò un po' a far l'abitudine. Io vi saluto, ci vediamo mercoledì con un nuovo video, perché ogni mercoledì, ogni venerdì e ogni domenica esce un nuovo video. Mi trovate sempre tutte le sere in diretta su Twitch, quindi mi raccomando, seguitemi. Da oggi sarò un fenicottero. Barbuto il fenicottero. Hashtag.